E del Padre, e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La pace sia con voi. E con il tuo Spirito. Benvenuto caro Arcivescovo Mario e grazie per aver nuovamente accolto l'invito a farci visita nella celebrazione e nell'incontro di oggi. A pochi giorni dalla solennità di Maria Nascente, nella memoria del nome di Maria, nome che accomuna tutte le sorelle della comunità. In preghiera le siamo vicine nel cammino che si apre con un nuovo anno pastorale e abbiamo particolarmente a cuore alcuni passaggi della sua proposta. La ripresa del tema del celebrare, un tempo da dedicare alla dimensione contemplativa della vita, nell'ascolto della parola e nella centralità della Pasqua di Gesù che si celebra nell'Eucarestia. L'unità nel dire basta con la guerra e i suggerimenti su come promuovere un'educazione alla pace. L'ascolto di quanto il Sinodo dei Vescovi e il Cammino Sinodale della Chiesa ci stanno proponendo. Come comunità siamo anche noi sollecitate da queste esortazioni ad una revisione di vita. Le siamo quindi grate e rimaniamo in comunione di speranza che quanto seminato nel Signore porti copiosi frutti per singoli e comunità ecclesiali. Affidiamo alla sua preghiera le sorelle che in questi giorni sono più provate da malattia e infermità, desiderano raggiungerla con un saluto e chiedono la sua benedizione. Apriamo questa memoria del nome di Maria. E quindi gli auguri a tutte le monache che portano questo nome, che sia un segno di benedizione, di legame fraterno, di condivisione della fede per tutti noi. Celebriamo questa Eucaristia dunque con la fiducia e l'attenzione di cui Maria è testimone. E per celebrare con frutto quest'Eucaristia chiediamo umilmente il perdono di tutti i nostri peccati. Concedi Dio onnipotente, che la Beata Vergine Maria ottenga i benefici della tua misericordia a tutti coloro che ricordano con gioia il suo nome glorioso. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano. Benedite coloro che vi maledicono, pregate per coloro che vi trattano male. A chi ti percuote sulla guancia, offri anche l'altra. A chi ti strappa il mantello, non rifiutare neanche la tunica. Da a chiunque ti chiede e a chi prende le cose tue, non chiederle indietro. E come volete che gli uomini facciano a voi, così anche voi fate a loro. Se amate quelli che vi amano, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori amano quelli che li amano. E se fate del bene a coloro che fanno del bene a voi, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori fanno lo stesso. E se prestate a coloro a cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperare nulla. E la vostra ricompensa sarà grande, sarete figli dell'Altissimo, perché Egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi. Siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Non giudicate e non sarete giudicati, non condannate e non sarete condannati. Perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato. Una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi in cambio. Parola del Signore. Fanno i conti e restano delusi. Abbiamo studiato, abbiamo lavorato, abbiamo faticato, abbiamo cercato ed ecco, ci troviamo con niente la delusione di una situazione di tristezza. Magari uno non dice niente, va avanti o tira avanti, ma porta dentro questa tristezza come di una festa preparata e finita nel niente. La delusione delle persone devote forse non è mai dichiarata, anzi non sta bene neppure parlarne. È una delusione dimessa, discreta, rassegnata. Tanto fare, tanto impegno di coerenza e... Senza nessun risultato. È un grigiore che avvolge anche la vita devota. Non c'è confronto, dicono, tra quello che ho fatto e quello che ho ricevuto. Altri calcolano ciò che hanno dato, quanto hanno lavorato, quanto hanno faticato e misurano i risultati. Non c'è proporzione. Siamo stati derubati, derubati del tempo, della vita, della felicità. Perciò coltivano il risentimento, la rabbia. C'è gente arrabbiata, le promesse della gioventù, la vita tra i fratelli e le sorelle, e gli apprezzamenti, le critiche ricevute. Ecco, c'è motivo per essere arrabbiati, risentiti. Abbiamo rinunciato a tutto per il Signore e il Signore ci ha delusi. Ci ha promesso la vita felice e abbiamo vissuto una vita trivolata siamo stati derubati ecco c'è gente arrabbiata con Dio ma ci sono quelli che amano Dio e si lasciano condurre a una conoscenza più alta a un criterio di giudizio che non si riduce ai calcoli umani, ai ragionamenti mondani. Coloro che amano Dio non frequentano i discorsi ispirati dalla presunzione, dall'atteggiamento orgoglioso di chi si ritiene in diritto di giudicare, tosto si lasciano ispirare da quello che Paolo scrive nella lettera ai Corinzi, la conoscenza, questa conoscenza mondana che pretende di giudicare, la conoscenza riempie di orgoglio, mentre l'amore edifica. Se qualcuno crede di conoscere qualcosa, non ha ancora imparato come bisogna conoscere invece ama, da, ama Dio, è da lui riconosciuto. Lo sguardo credente sulla propria vita, sulla propria comunità, sul tempo della Chiesa che stiamo vivendo, forse può comprendere il significato di quella parola del Vangelo che parla di misure ma con una logica smisurata. Parla di questa misura buona, pigiata, colma, traboccante. Come possiamo sperimentare questa sovrabbondanza, questa misura smisurata che ci viene versata? La misura incontenibile, traboccante, è la misura della conformazione al Padre. Secondo questo precetto che sembra eh, impraticabile, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso, questa eh, sproporzione che diventa invece una conformazione. Il discepolo dunque vive per grazia la vita stessa di Dio, può compiere le stesse opere di Dio. Secondo la promessa di Gesù, in verità, in verità io vi dico, chi crede in me anch'egli compirà le opere che io compio e ne compirà più grandi di queste, perché io vado al Padre. Quindi la misura traboccante non è quello che si può calcolare, ma è l'estasi della comunione. Il discepolo vive dimorando in Gesù e in questo dimorare porta molto frutto, il frutto misterioso, incalcolabile del regno di Dio. Raccontando della nostra vita forse ci è spontaneo dire di quello che abbiamo fatto, di quello che abbiamo dato, delle persone che abbiamo conosciuto, aiutato. Ma il discepolo riconosce l'inadeguatezza di questo racconto di imprese, di opere, di risultati, di fallimenti, perché il discepolo è convinto che quello che conta della vita è l'appartenenza al Signore, è il dimorare in lui. Dunque la misura traboccante di cui parla il Vangelo è questa estasi della comunione. L'estasi non è quel fenomeno straordinario che alcune persone eh, sperimentano, ma è piuttosto quell'intima pace, quell'esultanza ordinaria e quella trepidazione commossa, che è la coscienza di essere partecipi della vita stessa di Dio, di abitare nella misericordia di Dio, di dimorare in Gesù, Ecco la misura traboccante, incalcolabile, l'estasi della comunione. La misura traboccante è la gratitudine dovuta a chi esagera nella carità, fino a praticare quelle forme di carità che Gesù raccomanda nel Vangelo di oggi. Esagerare nella carità, cioè amare i nemici. Esagerare nella carità, cioè prendersi cura del bene delle persone ingrate, delle persone antipatiche, delle persone che non vogliono restituire nulla. L'esagerare nella carità non è il clamore di qualche gesto eroico, ma è piuttosto quell'esercizio della conformazione alla misericordia del Padre che sa riconoscere l'amabilità di ogni figlio di Dio. L'esercizio spirituale irrinunciabile dovrebbe essere quello di conoscere le persone non come sembrano, non come corrispondono o come deludono le nostre aspettative, non conoscerle per l'attrattiva della simpatia o l'antipatia che suscitano in me, ma Conoscere le persone come le conosce il Padre, che ama ciascuno e non vuole che nessuno vada perduto. Esagerare nella carità per essere misericordiosi come il Padre. Dunque, questi due percorsi, l'estasi della comunione, e l'esagerare nella carità, sono percorsi che coincidono nell'indicare un andare oltre, un uscire, un trascendere, fuori, oltre la misura appiattita dell'ovvio e del consueto per sperimentare la misura traboccante di chi si mette alla sequela di Gesù ed entra nella misericordia del Padre, cui si realizza quella parola del Salmo che dice, guidami per una via di eternità. Signore, fa che per intercessione di Maria, Madre di Dio, otteniamo il dono della tua benedizione e venerando il suo santo nome sperimentiamo in tutte le necessità il suo materno aiuto. Per Cristo nostro Signore. Amen. Amen. Invoco la benedizione del Signore per la comunità monastica, per questo nomastico condiviso nel nome di Maria. Invoco la benedizione del Signore per tutti voi che siete qui presenti. E questa benedizione ci accompagni oggi, ci accompagni sempre. La devozione a Maria ci aiuti a sperimentare la dolcezza dell'amore misericordioso del Padre e ad esserne testimoni. Il Signore sia con voi. Sia benedetto il nome del Signore. Il nostro aiuto è nel nome del Signore. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.